Un altro collegamento in diretta con la nostra redazione social e con il collega Luca Pompei che ci dà qualche dettaglio sulla rapina avvenuta questa mattina davanti alle poste di Via Tirino a Pescara con l'assalto ad un furgone portavalori. Probabilmente due malviventi, o almeno due, avrebbero portato via un bottino di circa 80.000 euro. Ma eccolo qui Luca, subito lo vedo in diretta, vediamo se ci sono novità. Intanto buongiorno anche a te Luca. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, erano passate da poco le 7:30 questa mattina, l'ufficio postale stava per aprire e c'erano anche dei clienti pronti ad entrare, probabilmente per ritirare stipendi o pensione, visto che ci troviamo alla fine del mese. Sono arrivati questi due malviventi armati, pare abbiano sparato anche dei colpi in aria, hanno fatto scendere le guardie giurate dal portavalori, gli hanno portato via le armi. E hanno portato via tutto il denaro, come dicevi giustamente tu, circa 80.000 euro. Sono fuggiti a bordo dello stesso furgone portavalori, poi abbandonato poco lontano. Continuano le ricerche anche con l'ausilio del nucleo elicotteri. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Certamente c'è stata anche tanta paura questa mattina, soprattutto per diverse persone anziane che erano andate a ritirare la pensione. Casualità, speriamo di sì, insomma, il fatto che in questo ufficio postale soltanto qualche settimana fa erano sparite dal nulla 100.000 euro, e per questo è sotto indagine il direttore dell'ufficio postale. A distanza di pochi giorni, quest'altro colpo, le due cose fanno un po' riflettere. I due episodi così ravvicinati tra loro fanno riflettere. Marina, se mi consenti, altri 2 secondi per parlarti di un'altra vicenda. Tra poco vi faremo vedere il video, eccolo qui. Perché nella giornata di ieri, a 40 metri dal cimitero di Ortona, è stato rinvenuto un ordigno, un proiettile d'artiglieria di 155 mm di diametro, ovviamente della seconda guerra mondiale. È stato trovato in un campo, appunto ad Ortona, vicino al cimitero, da l'ERMA. L'ERMA è un'associazione di esploratori e ricercatori di memoria, appassionati appunto di ordigni bellici, e vanno a caccia di questi ordigni. Ne hanno trovato uno, come vedete, anche abbastanza grande, un proiettile di 155 mm. L'area è stata circoscritta ovviamente dai carabinieri, e già nella giornata di oggi potrebbe essere trasportato dagli artificieri e fatto brillare in zona sicura. Non c'è altro per oggi, Marina, ti restituisco la linea.